Senatrice, un ottimo risultato per Fratelli d'Italia, se lo aspettava? Certo, un po' ce l'aspettavamo perché abbiamo lavorato tantissimo, è stato un bellissimo lavoro, tanto impegno, un impegno di squadra, ma soprattutto devo dire grazie perché la nostra leader Giorgia Meloni ha fatto veramente un'impresa grandiosa, non solo qui ma anche in tutta Italia. Cosa succederà poi da domani al governo, o meglio da quando poi verrà effettivamente nominato il governo? Da domani cosa succederà? Che ci assumiamo delle bellissime responsabilità, responsabilità molto importanti perché sappiamo che l'Italia versa in una situazione di crisi molto importante, quindi il nostro senso di impegno per il domani è veramente molto importante. Il Sud Italia ha scelto, o meglio ha detto, che comunque la loro preferenza va al Movimento 5 Stelle. Voi a questo elettorato che cosa proponete? Noi prendiamo atto del risultato che c'è stato, sicuramente bisogna fare un'analisi, comprendere che cosa chiede soprattutto il cittadino del Sud, comprendere se ci possono essere delle opportunità di migliorare e anche per noi di essere più vicini alle loro esigenze.